Stadio Olimpico di Torino, l'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Serie A. Si gioca Juventus-Napoli, buon pomeriggio da Raffaele Auriemma. Questa è la Juventus con Buffon, Grigera, Cannavaro, Chiellini, Grosso, Melo, Paulsen, Camoranesi, Diego, Giovinco, Trezeguet nel 4-2-3-1 proposto dal tecnico Ciro Ferrara. Napoli, come vedete, capitanato nuovamente quest'oggi dal fratello Paolo, si schiera così: De Sanctis, Campagnaro, Cannavaro, Contini, Maggio, Gargano, Cigarini, Aronica, Amsic, Lavezzi, alle spalle di Denis nel 3-4-2-1 proposto da Walter Mazzarri, che da quando è arrivato a Napoli ha giocato 3 partite, 7 punti con la squadra che è completamente trasformata. Entra il campione del mondo, Camoranesi, prova il dribbling, gli riesce, verticale per Giovinco, attenzione, attenzione, Giovinco in area, fuori, non così! Davanti a sé Giovinco, Lavezzi per Amsic, ancora Lavezzi, chiude la Juve, ma Napoli che insiste con Aronica, carica il sinistro, serve ancora Lavezzi, traversone, sotto porta, Maggio, non ce la fa Denis, non ce la fa Denis! Poi allarga il gioco all'indirizzo di Grosso. Attenzione adesso, non fatelo partire, non fatelo partire. Sinistra in diagonale, la parata, sicura. Il Superfly allarga a destra all'indirizzo di Lavezzi. Viene in campo il pallone, vince il rimpallo. Parte Lavezzi, parte Lavezzi, parte Lavezzi. Adelante in aria, Denis. Controlla il pallone, scivola. Accidenti, accidenti. Cigarini rimette un pallone sporco. Lo difende Amsic. Verso Lavezzi in aria, sotto porta. Campagnaro. Proviamo a calciarla in porta, proviamo a calciarla in porta, bravo Campagnaro, ci ha provato. Poi sopraggiunge Aronica! Che miracolo di Buffon! Lo batte Amsic, parte Marechiaro, traversone, in area di rigore! Napoli ancora vicinissimo al vantaggio. Apre il gioco ancora verso Diego, c'è Maggio su di lui. Diego in area di rigore, non lasciamolo tirare, non lasciamolo crossare. Napoli, attenzione! Fuori Cigarini da presso, Grigera, zona cross, palla sul sinistro, in area di rigore, attenzione Trezeguet, e c'è il gol della Juventus. Lo sapevo, alla prima occasione lo sapevo che andavano in vantaggio. Si è fatta sorprendere la difesa azzurra, si è fatto sorprendere anche De Sanctis, che ha visto partire il colpo di testa di Trezeguet all'ultimo momento e non ha avuto la forza con la mano sinistra di deviare in calcio d'angolo. 1-0 per la Juventus. È sempre la stessa storia. È sempre la stessa storia. La riscossa partenopei. Sulla palla Gargano, Lavezzi, e si allontana Cigarini. Gargano, il destro! Guardate Buffon cosa ha combinato. Lo batte Amsic verso Gargano, entra in area Gargano, la ribattuta, Juve che si salva ancora, guardate che pasticci che combina. Poi Chiellini di forza su Amsic, c'è Campagnaro che chiama una volta, ancora De Sanctis, cosa combinate? Diago, verticale per Felipe Melo, allarga su Grigera, attenzione adesso, Felipe Melo, colpo di tacco, Juve che gioca bene e De Sanctis che blocca il pallone, pretende troppo dalle sue possibilità. Juve in avanti, Paulsen per Trezeguet, il traversone profondo, in aria c'è Contini. Che fai? Che fai Contini? Che fai? Che fai Contini? Che combini Contini? Che combini? Ma si può regalare un gol alla Juve così? Ma si può regalare un gol alla Juve? Che delusione, che delusione prendere gol così. Guardate Contini cosa ha combinato. 20, Sebastian. Che ha combinato Contini? Perché era indeciso, voleva appoggiare, ma in area di rigore la palla si calpesta e si butta via. Ma lo devo spiegare io, lo devo spiegare io. Vediamo che esce Campagnaro. Giustamente una partita deludente la sua il Napoli, contro la Juventus, il 14, ed è proprio Datolo che spinge il Napoli adesso, ci prova Dragon Ball, insiste nell'azione, traversone, sotto porta, Amsic, la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Amsic, Amsic, Marechiaro, 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 Amsic ha gonfiato la rete, guardate che rabbia per Amsic,
sesto gol per lui in questo campionato. Dorme tutta la partita e poi piazza la zampata vincente con il destro sotto la traversa, e Napoli che rientra ancora in partita grazie a Datolo, grazie a Dragon Ball che ha disegnato un traversone teso e preciso. Eccolo qui, per il piede destro patato di Midas Touch. Quello che tocca diventa oro, il nostro Remida, mare chiaro, I'm sick! Ancora la formazione bianconera, circolazione di palla da parte di Diego, rimette sotto porta! Fuori gioco. Attenzione a Giovinco, questa pulce che spiove dovunque, c'è Trezeguet, esce De Santis, provano a spingere, con Datolo, serie di finte, va sul fondo, ancora Datolo, traversone! Che peccato, mare chiaro dal calcio d'angolo, di testa, salva Buffon, mettila dentro, la rete, si gonfia la rete, che Napoli, Napoli che pareggia, eccolo qui, il cerchio della felicità è ricominciato a girare, salite tutti sulla giostra, è gratis, è il Napoli, che felicità! Dragon Ball Datolo con la punta del piede ha messo il pallone in porta dopo che Buffon si era superato su Dennis. Dragon Ball Datolo pareggia il conto, Juventus 2 Napoli 2, e avanti così, non è finita, teniamo duro, stringiamo ancora i denti, questa partita è nostra, bisogna portare a casa un risultato importante contro la Juventus. Che mossa di Mazzarri, l'inserimento di Datolo, che mossa di Mazzarri. Ecco Lavezzi, scatta Lavezzi, vai Pocio, adelante Pocio, c'è Cannavaro, bevitelo Cannavaro, bevitelo, Lavezzi guadagna il calcio d'angolo. Esce un centrocampista di rottura quale Christian Poulsen, entra in campo un centravanti di sfondamento, il brasiliano Amaurinho, poi recupera palla Lavezzi, vai ragazzo, scatta veloce, parti ragazzo, vai veloce, allarga bene, sulla sinistra c'è Datolo, tagliamola a pezzi questa Juventus, straziamo la signora, avanti così, Datolo in area di rigore, troppo dietro, Amsic, il destro da rete, si gonfia la rete, Napoli in vantaggio, Napoli 3 Juventus 2, vogliamo morire qui, seppelliteci qui allo Stadio Olimpico di Torino con questo Napoli, grande Napoli, Amsic abbracciato da tutti i tifosi azzurri, Amsic, mare chiaro, doppietta di mare chiaro, e il Napoli è in vantaggio, questo ragazzo è un patrimonio dell'UNESCO, mare chiaro Amsic che ha portato il Napoli in vantaggio, difendiamolo, mare chiaro Amsic, guardate De Laurentiis, che soddisfazione per lui, stiamo vincendo qui a casa della Juve dove c'è anche l'arbitro D'Amato, stiamo vincendo contro tutti, che grande Napoli, guardate Amsic con il piatto destro nell'angolo più alto, Napoli 3 Juventus 2, mare chiaro Amsic, doppietta per lui, 7 gol in questo campionato, seppelliteci qui allo Stadio Olimpico di Torino, vogliamo vedere il Napoli vincente, vogliamo uscire con i 3 punti in tasca, come non accade quasi mai, come non succede da 21 anni, e adesso occhio alla Juve e occhio all'arbitro, c'è Datolo, riceve adesso Dragon Ball, mette palla a terra, vai a punire Datolo con il sinistro, bravo così, calcia con il destro in area di rigore, attenzione lì De Santis, abbranca il pallone, hanno commesso fallo su De Santis e nessuno ammonisce Amaury, eccolo qui, buttatelo fuori Amaury, vai a casa Amaury, vatti a fare la doccia a casa e non protestare, stai perdendo, accetta la sconfitta, lo so che non lo sapete fare ma accettate la sconfitta, vai a casa Amaury, vai, torna a casa tua, intervento brutto su De Santis che era uscito, guardate qui, guardate come alza il piede, guardate, siamo al 50° e 15 secondi, D'Amato guarda l'orologio, è finita, D'Amato la partita è finita, adesso fischia perché la palla è il Napoli, la partita è finita, D'Amato, vai Amsic, e la partita è finita, il Napoli espugna lo stadio olimpico di della Juve, nonostante D'Amato, nonostante la scorrettezza continua dei calciatori della Juventus.
La grande Juve torna negli spogliatoi con una sconfitta abbondante, 3-2 contro il Napoli, che era andato sotto 2-0, immeritatamente. Poi c'è stata la grande rimonta degli azzurri, prima Trezeguet al 35esimo del primo tempo, poi Giovinco al 9 della ripresa, la grande mossa fuori Campagnaro, dentro Datolo, ed eccolo il cerchio della felicità, la giostra ha ripreso a girare velocemente, il Napoli sta facendo divertire tutti, accomodatevi, accomodatevi, è gratis, è la felicità targata Napoli che ha vinto qui la seconda partita consecutiva, quella più importante, in casa della Juventus, in casa della grande Juventus, la doppietta di uno strepitoso mare chiaro Hamsik.